E la protesta è servita a qualcosa. Oggi avete incontrato il preside della Don Bosco, che cosa vi è stato detto? Praticamente ci è stato detto che giustamente, con tutti i problemi che stiamo avendo in questa scuola, tra cui anche i casi di pediculosi, lui ci garantisce adesso controlli igienico-sanitari più frequenti, nel senso che comunque ha fatto richiesta, adesso ha fatto un sacco di telefonate dove chiedeva comunque a un medico della ASL di intervenire e di visionare comunque le teste dei nostri figli. Ovviamente noi, se non vedremo realmente che il medico viene, ci muoveremo nuovamente perché questo accada, perché non deve succedere più, perché i nostri figli devono poter convivere con tutti i bambini. All'inizio dicevano sempre mia figlia, che veniva sempre allontanata dalle amichette. Questa cosa mi dà fastidio, come mia figlia o altri bambini, perché vengono tolti, allontanati dagli altri bambini. Questo io non voglio. E allora, stamattina gli ho portato il foglio che mia figlia non ha pidocchi e non ha niente. Non voglio, io posso fare pure dimostrare che mia figlia non ha pidocchi. Quindi la situazione, diciamo, è normalizzata. Sì, è rientrata a scuola con gli altri bimbi, però noi vogliamo che devono essere pure gli altri puliti. Certo. Come abbiamo fatto noi, fanno pure i loro figli questa cosa. In altre scuole comunque questo servizio viene garantito e c'è. E non vedo perché noi, visto che è dall'anno scorso che chiediamo questo servizio, ci dobbiamo ritrovare a dover pagare per poterlo avere, perché non è giusto. Cioè, i nostri figli vengono a scuola puliti, vengono a scuola comunque come loro chiedono che vengano a scuola, ordinati e puliti, e noi esigiamo comunque che tornino a casa nello stesso modo in cui escono da casa. Continueremo a monitorare questa situazione, vorremmo però sottolineare con voi che quello che abbiamo scritto e quello che voi avete detto non era dare colpa a quella bambina e alla sua famiglia, perché no, altrimenti diventa il capro espiatorio di una situazione, esatto, più generale. Esatto, esatto, è questo che noi non vogliamo, anche perché giustamente con la mamma di questa bambina poi comunque abbiamo avuto dei chiarimenti e giustamente, come dici tu, non mi sembra normale che adesso si diventi il capro espiatorio, come giustamente vengano accusati altri bambini. È capitato a lei, ma può capitare anche a tuo figlio. Può capitare anche a mia figlia, però questo non significa che deve essere modo per dare la possibilità ad altre persone di etichettare mia figlia o l'altra bambina, perché i controlli devono essere fatti su tutti i bambini. Poi è diventato quasi una mania, cioè voi controllate sulla testa dei vostri figli tutti i sacrosanti giorni. Certo, anche mio figlio appena si gratta io veloce apro i capelli e vedo, non è possibile questa accusa. Cioè, sta diventando anche una mania, forse anche un po' eccessiva. Sì, certo, e non è normale. Pulissero un poco di più i bambini invece di andare a fare i pettegolezzi vicino alle scuole, o un po' di pulizia di più in casa, si truccassero di meno la mattina e guardassero i loro figli, che devono andare perfetti. Perché ci sono comunque dei casi di pericolo. Certo, certo, eppure all'asilo, non è solo alle scuole, anche in questo asilo è capitata una bambina e della mamma è molto molto pulita e non è giusto. E dobbiamo fare tanta attenzione noi bambini poi, perché cosa? No, non si può.